Holly, benvenuti alla puntata di oggi. È un immenso piacere avere qui con noi innanzitutto una delle assolute protagoniste di questo campionato, ma non solo, una delle protagoniste della grande impresa che ha compiuto Conegliano, che si è aggiudicata il suo quinto scudetto consecutivo, il sesto della sua storia. Però quest'anno Conegliano ha avuto filo da torcere perché Milano l'ha portata fino a gara 5 e lei è stata una delle assolute protagoniste sia di tutta la regular season, ma ovviamente anche di questa parte calda del campionato, di questi playoff, assoluta protagonista di quella che è stata anche questa finale scudetto così sofferta, così voluta. È con immenso piacere che do il benvenuto alla super centrale di Conegliano, Marina Lubian. Ciao, ciao a tutti. Ciao. Marina, allora dove sei? Non mi sembri in palestra a guardarti. No, fortunatamente no, è stato un anno lungo e adesso sono a Siviglia a fare un po' di check-up prima di ricominciare con la nazionale. E niente, un po' di check-up la mattina, poi pomeriggio qualche giretto, diciamo, dai, quindi un misto tra lavoro e vacanza, diciamo. Certo, un po' di meritato relax, mi sento di dire. Esatto. Eh beh, Esatto. ci voleva dopo questa impresa. Mi sembra di capire però che non sei da sola a fare questo check-up. C'è qualcuno che ti fa compagnia, qualcuno che conosci bene? Certo, c'è Sara con me, Sara Farr, che adesso infatti è dentro a fare il suo check-up giornaliero. E quindi sì, dai, abbiamo fatto insieme, così ce la godiamo un po', ci godiamo un po' qualche giorno insieme di relax. Certo, compagne di squadra, compagne di vacanza, compagne di nazionale, che cos'altro possiamo dire? Una simbiosi Esatto, ormai, una simbiosi vera e esatto, propria. esatto, esatto. Giocavamo insieme anche al Club Italia e in realtà all'epoca non ci stavamo neanche così tanto simpatiche, poi adesso ci apprezziamo molto molto di più, ma ce lo diciamo sempre che non ci conoscevamo abbastanza bene e quindi adesso mi fa piacere di averla riscoperta, ecco. Certo, questa è una delle magie che magari possono capitare all'interno di un club ambizioso, un club che ha vinto tutto, un club dove penso che comunque sia anche molto difficile giocare perché la pressione è tanta, si cercano i risultati, si ottengono i risultati, però da quanto ci racconti comunque è anche, comunque questo si vede anche da fuori, c'è un legame tra voi, c'è un'amalgama di squadra, una sintonia. E credo che questa, oltre al talento individuale che è indiscusso e soprattutto anche oltre a delle individualità che possiamo proprio dirlo anche senza mistero, una come Aja Wolosz, cioè è la palleggiatrice più forte al mondo, cioè di che parliamo? Quindi e Certo. anche cioè, nel senso il roster di Conegliano è senza dubbio, ma sia sulla carta ma sul campo, una bella corazzata da fronteggiare. Comunque quest'anno come l'anno scorso mi sento di dire Milano vi ha dato filo da torcere. Però quest'anno molto di più, siamo arrivati a gara 5. Io vorrei proprio che tu dall'interno ci raccontassi queste finali scudetto, perché comunque io non me l'aspettavo che Conegliano perdesse dei match, no? Cioè no, non me l'aspettavo che Beh. andasse così, non credevo che si arrivasse a gara 5, sinceramente, anche se di là, cioè, possiamo dirlo, c'è cioè una come Thompson, l'ultima partita ha fatto 32 punti, cioè comunque Conegliano ha avuto una degna e diciamo importante avversario dall'altra parte, no? Assolutamente, assolutamente no, loro sono state fantastiche, hanno fatto delle partite davvero incredibili e noi secondo me, soprattutto all'inizio della serie, le prime 3 partite non abbiamo giocato al 100% le nostre possibilità poi è anche vero che si gioca quello che l'altro, diciamo che quello che il tuo avversario ti permette, no? Quindi loro sono state molto brave, secondo me, a limitarci e noi appunto alle prime partite potevamo fare un po' meglio, poi fortunatamente ci siamo riprese anche con l'ingresso incredibile di Alexan in gara 5, Io ne che è volevo proprio stato parlare di questa davvero assurdo. cosa qui perché sembra un po' una favola, Ma no? Sembra un po' una bella storia da raccontare. sì. Ma questo vuol dire che tutte abbiamo fiducia l'una nell'altra e che lo staff ti permette di giocare qualsiasi partita in serenità e poter dare il meglio di te. Quindi insomma, credo che sia anche questo il segreto, una grande stima reciproca e insomma, poi uscirne insieme, uscirne da squadra.
Sì, perché possiamo dirlo, nella finale, no? A parte, penso che tutti gli appassionati di pallavolo siano stati con gli occhi puntati alla TV, cioè nel senso veramente come se fosse una volta, io quando ero bambina c'erano i classici film, no? Con cui te popcorn davanti alla televisione. Io penso che questa partita per gli appassionati di pallavolo sia stata veramente una cosa straordinaria da guardare, per me in primis. Però il primo set c'è da dire che avete sofferto, cioè il primo set e mezzo è stata una partita che quasi sembrava che Conegliano non riuscisse a trovare, diciamo, la quadra per tirar fuori le unghie che invece avete sempre. Sì. Poi è stata veramente determinante Alexa Gray, a parte il fatto l'MVP, ma questo è l'ultimo tassello. Comunque, una ragazza che un talento, possiamo dirlo, Alexa Gray è una schiacciatrice di un talento straordinario, però penso che non sia stato facile comunque per lei, che non ha avuto tanto spazio durante l'anno, riuscire ad entrare dalla panchina. Ha fatto 25 punti entrando alla fine a metà del secondo set, ma riuscire a essere così lucida, così costante, così sempre presente, io credo che comunque dal punto di vista umano, psicologico e caratteriale questa sia stata veramente un'impresa, perché non credo che sia facile per una schiacciatrice della sua caratura, diciamo, sopportare che ci sia qualcun altro che gioca al suo posto. E per carità, voi siete tutte, vi volete bene, compagni di squadra, però tanto si sa, una giocatrice del suo calibro che gioca a questo livello, è chiaro che voglia stare in campo e non vuole stare in panchina. Quindi credo che non sia stato semplice durante l'anno sapere di avere poco spazio, e invece, come a volte succede, l'occasione arriva quando meno te l'aspetti e lei è stata prontissima. Sì, ma io credo che, come ho detto, si parta da una grandissima stima reciproca, e questo ci permette di lavorare come squadra anche quando magari non si ha tantissimo spazio. Io per esempio davanti Robin De Kruijf, che pur essendo una campionessa che ancora adesso potrebbe giocare tranquillamente in qualsiasi squadra e dare del filo da torcere a tutti i centrali del mondo, certo. Che comunque mi ha, per un motivo o l'altro, mi ha lasciato spazio, mi ha aiutato tantissimo in tutti i momenti della stagione e soprattutto in questa serie mi ha aiutato davvero tanto, mi è stato molto vicino. Quindi io in realtà credo che sia principalmente dovuto a una grande stima reciproca e diciamo umiltà e la capacità di ogni piccola opportunità che c'è, piccola o grande che sia, di prenderla e sfruttarla al meglio, come ha fatto Alexa, e quindi sì, credo che principalmente sia questo. E dopo il primo set devo ammettere che abbiamo un po' tremato. E quello che mi è sembrato strano, perché ovviamente io ho guardato anche tutte le interviste post partita, Sara quando ha fatto l'intervista con la Rai, quando gli hanno chiesto avevi paura alla fine del primo set, lei ha detto no, io non ho mai dubitato che comunque ci saremmo portate a casa questa partita. Quindi comunque invece voglio sapere qual è stato il tuo punto di vista, perché comunque quando le cose si cominciano a mettere così, credo che sia umano insomma un po' di paura, che secondo me non è sempre negativa, cioè può essere anche uno stimolo, però comunque credo che sia umano averla, no? Ma certo, credo che sia normale un po' magari temere, tremare, però in realtà anch'io la fiducia nelle mie compagne non l'ho mai persa, quindi alla fine credo sia stato questo poi il segreto che ci ha portato poi a vincere la partita, perché si può essere sotto, perché poi eravamo sotto anche il secondo set, però sì. Però non si perde mai la fiducia l'una nell'altra, nell'allenatore, nello staff, e questo poi ti permette di tirare fuori il meglio anche nelle situazioni più difficili. Quindi sì, insomma, non è stato facile, però la fiducia non va mai persa, ecco. No, parliamo un attimo, appunto, ne hai parlato tu, dell'allenatore, e nel primo set io ho visto, forse una delle poche volte, devo essere onesta, che ho visto Santarelli molto preoccupato, cioè anche nei time out vedevo che urlava molto, cioè nel senso io capivo che era
tanto emotivamente preso da quello che stava succedendo e quella cosa, tra virgolette, io credo che ogni allenatore abbia il proprio linguaggio per parlare con le proprie atlete, anche perché lui le conosce bene e quindi sa quali sono i punti da toccare per cercare, tra virgolette, di smuovere l'amalgama della squadra. Io voglio proprio chiederti questo, parliamo dell'allenatore, parliamo di Daniele Santarelli, questo, diciamo, chiamiamolo anche Deus ex machina, perché lui è colui che, tra virgolette, sì, perché lui è orchestra, vi orchestra, nel vero senso del termine, fa i cambi, cioè io ci sono certe volte che c'è qualcuno che entra per la battuta, al 24-25 entra per la battuta e io dentro di me dico come si fa a entrare per la battuta in un momento così del set e riuscire a mettere l'ace, e questo Santarelli non è solo la fiducia che lui dà, è proprio la sua capacità di lettura e quanto conosce le giocatrici. Io vorrei proprio che tu ci parlassi di questo allenatore, tu che sei stata al Club Italia, vieni dalla Savino del Bene Scandicci, che cosa significa per te essere allenata da uno come Daniele Santarelli, che ha vinto tantissimo con Conegliano e non solo, però se tu ce lo potessi descrivere, che cosa diresti di questo allenatore, che ha tanta fame di vincere, ha vinto tanto, ma ha tanta fame di vincere ancora? Sì, diciamo un allenatore che non si siede mai, non si accontenta mai e pretende tanto sia dalle giocatrici ma anche dal suo stesso staff e da se stesso. E questo che ammiro molto di lui, che lui prima di tutto pretende tanto da se stesso e poi dagli altri. E lui per primo ti fa vedere, insomma, spinge tutti i giorni in palestra e non molla mai. Quindi credo sia questo il suo pregio più grande, non mollare mai in nessun momento e non accontentarsi mai. E poi sì, lui pretende tanto, ma perché sa cosa noi possiamo fare, conosce il nostro valore, insomma quello che possiamo ottenere. E poi credo che lui sia molto bravo a tirare fuori nei momenti difficili quello che serve da una in panchina, da una in campo che magari è un pochino in difficoltà, o questo ha sempre la cosa giusta da dirti per aiutarti, eccetera, e in realtà anche tutto poi il suo staff intorno, che lui anche ringrazia sempre, perché effettivamente non è mai lui da solo, è tutto lo staff. Certo, certo. Parliamo di te, Marina. Adesso abbiamo parlato delle vostre imprese di squadra. Parliamo di te. Allora, classe 2000, nasce una stella l'11 aprile del 2000 e fa una carriera straordinaria, cioè nel senso, prima il Club Italia, poi la Savino del Bene Scandicci e adesso possiamo dirlo, sei forse nella vetrina, se non la vetrina, una delle vetrine più illustri del mondo. Che cosa significa per te questo? Allora, insomma, come dire, prima di andare al Club Italia io mi ricordo che lo sognavo veramente, stavo le notti sotto le coperte a guardarmi Spy Kids su YouTube e sperando che mi chiamassero un giorno al Club Italia, quindi poi quando è arrivata la chiamata io non ci ho pensato un secondo, è stata più mia mamma ovviamente a farci un pensiero in più, perché comunque 15 anni allontanarsi da casa e tutto. Non, ma era davvero, così... eri piccolissima, giovanissima. Sì, però fortunatamente comunque Milano è abbastanza vicina a Torino, quindi dai, i miei genitori venivano spesso, quasi tutte le settimane, venivano sempre a vedere le partite, quindi non è stato un distacco esagerato, diciamo. Poi a Scandicci lì veramente sono andata poi a vivere da sola, perché ero lontana da casa, 4 ore di macchina da casa, e nessuno mi cucinava, nessuno mi lavava la camera. E certo. Quindi sei diventata grande tutta insieme, sei diventata grande di botto, perché hai dovuto. Esatto, esatto. Ovviamente sempre con l'aiuto dei miei genitori, della mia famiglia, di mio fratello, loro mi sono stati sempre tanto vicini e credo che questo sia stato veramente fondamentale nella mia crescita in generale, sapere comunque di avere sempre un appoggio da parte loro. E niente, dopo finito il mio contratto di 3 anni con Scandicci mi è arrivata questa proposta. E... Ma te l'aspettavi, la sentivi nell'aria? Cioè, dimmi come funziona, perché io Marina non sono, ovviamente, io ho giocato a bassissimi livelli, cioè ho questa passione da quando sono nata, però diciamo che la pallavolo proprio non è nelle mie mani, però è nei miei occhi da sempre, da quando ero molto piccola. Però ecco, cosa succede quando sei in scadenza di contratto, no? Quindi sai che magari sei in scadenza di contratto,
Come succede? Cioè, nel senso, la chiamata arriva prima, cioè tu eri preoccupata quando il tuo contratto era in scadenza alla Savino del Bene Scandicci, oppure questa chiamata è arrivata con ampio anticipo e quindi hai potuto metabolizzarla? Cosa succede? Allora, io non me l'aspettavo per niente perché comunque quell'anno a Scandicci non stavo giocando per diversi motivi, quindi insomma, io allora preoccupata vagamente, però sicuramente non mi aspettavo questo. La chiamata è arrivata con abbastanza anticipo e quindi è stata una sorta di liberazione che mi ha fatto anche vivere la seconda parte dell'anno a Scandicci un po' più tranquillamente, perché l'ultimo anno è stato un po' difficile per Tosto. me. Sì. E niente, quindi tu come funziona? Che tu fai il tuo anno e aspetti, poi dipende, ogni anno parte in momenti diversi il mercato, diciamo, quindi dipende un po' da annata a annata. E basta, quindi io era tempo di cambiare, ne avevo parlato con la dirigenza di Scandicci che veramente mi hanno dato tanto, mi hanno cresciuta. Io sono arrivata lì che era una ragazzina, sono uscita che era una donna, quindi gli devo veramente tanto. Però sentivo che avevo bisogno di cambiare ambiente, di cambiare un po' Saresti stata tutto. disposta ad andare all'estero? Sì, a me piace tanto viaggiare, mi piace tanto l'estero, quindi sì, anche quello. Però diciamo che se ti chiama Conegliano, E come beh, fai a dire direi che da no? Esatto. lì non si sfugge. Ma partiamo, facciamo un'altra domanda. Marina, sei giovanissima, però hai già esperienza in nazionale, perché dall'Under 18, cioè dal Club Italia, cioè da quando, non so, da quando... appena adolescente, già queste chiamate importanti, no? Io due domande voglio farti. Innanzitutto, se quando è arrivata la chiamata di Conegliano avevi paura? Cioè, hai mai avuto l'idea magari di un po' di, tra virgolette, suggestione per il palcoscenico che è Conegliano e soprattutto per la paura di forse di non essere ancora abbastanza per una squadra del genere? Cioè, tu questi pensieri ti hanno mai sfiorato? Che non sono reali perché tu sei un talento straordinario, però io penso che è possibile, cioè, quando arriva la chiamata così importante, quella che tutti vorrebbero, io credo che magari è possibile che qualcuno queste domande se le faccia. Allora, diciamo che queste domande io me le faccio abbastanza sempre in ogni situazione, quindi è un po' parte di me. E ci sto lavorando perché in molte situazioni è un grande limite. E quindi sì, in realtà la paura all'inizio c'era, però era minore della voglia di cambiare. Quindi io avevo veramente tanta voglia di cambiare, di uscire, cambiare aria, contesto e tutto. E quindi sì, un po' di paura c'era, però ogni tanto bisogna fare un po' Il un grande passo salto va fatto, no? nel vuoto, anche se in realtà non è un salto nel vuoto, perché comunque sai che a Conegliano in ogni caso cadi in piedi con Eh beh, allenatore, direi di sì. staff e dirigenza, compagne, quindi insomma c'è stato magari un pochino di suggestione all'inizio, un po' era un po' così, però un po' era un po' in soggezione, però poi diciamo che si è risolta molto in fretta. Direi. Allora, prima di parlare degli appuntamenti che vi aspettano, appuntamenti estivi che vi aspettano e che tutti noi aspettiamo, prima di parlare di questo vorrei chiederti un'altra cosa. Parliamo del tuo ruolo e parliamo anche di Sara Starì con te, no? La tua compagna di reparto, no? Io voglio chiederti se tu dovessi definire Marina Lubian due punti di forza e due punti di debolezza, o diciamo cose che andrebbero forse ancora migliorate, e se potessi rubare qualcosa a Sara del suo modo di giocare, che cosa le ruberesti? Allora, due punti di forza direi l'attacco e la battuta, e da migliorare muro e lettura di gioco, muro sempre, e le ruberai esattamente questo, un po' il suo muro e Gliel'ho la sua chiesto lettura di proprio gioco in perché secondo alcuni me siete due centrali con caratteristiche diverse, cioè con casi. Siamo caratteristiche compatibili. compatibili, esatto, perché avete uno stile di gioco molto offensivo, però diverso. Sì, tutti mi dicono sempre che sembro quasi un opposto per il mio movimento del braccio, eccetera, però insomma c'è un po' da migliorare ancora a muro.
Braccio bionico, velocissimo, braccio bionico, mi sento di dire, davvero. Allora, parliamo degli appuntamenti estivi. Che cosa ci si aspetta? Che cosa ti aspetti da questi appuntamenti europei? E che cosa vuole fare l'Italia? Come si prepara? Eccetera, eccetera. Però sinceramente ci ho pensato poco perché abbiamo finito l'altro ieri e se mi mettevo a pensare anche a quest'estate diventa Era troppo. un po' tanto, sì, un po' tanto tutto insieme. Però vabbè, sicuramente siamo una squadra con enormi potenzialità e forse adesso speriamo si aggiunga anche Keita Antropova, che comunque sarà un grande valore aggiunto in caso. E poi si aggiunge Sara che le scorse estati insomma doveva ancora recuperare e adesso si aggiunge All'infortunio. molto, molto bene direi e Direi in di ottime sì. condizioni e quindi niente mi aspetto delle grandi cose però c'è ancora tempo con calma. C'è ancora tempo ed è giusto che comunque vi godiate anche un po' di meritato e sano relax. Sì. Parliamo, Marina, io ti vorrei chiedere un'altra cosa di cui magari prima ne accennavi, ma non abbiamo approfondito. Col fatto che tu sei andata al Club Italia molto piccola, cioè 15 anni, no? Quindi proprio veramente un adolescente. Io voglio chiederti, quando le radici di questo talento, no? Cioè, le prime volte in cui tu ti sei resa conto che giocavi meglio di altre, che effettivamente quello che per te immagino che come tutti sia nata come una passione, cioè ti piaceva giocare come piace a tante altre persone, ma quando l'hai capito che avevi un talento particolare e soprattutto chi ti ha individuato come una stella che poi sarebbe nata più avanti? Ma io in realtà, come ho detto prima, non è che abbia mai creduto troppo in me stessa. Fortunatamente, ripeto, sono stati i miei genitori che mi hanno aiutato tanto e insomma io ho fatto 2 anni alla Lilliput Settimo Torinese prima di andare al Club Italia e lì comunque mi hanno dato tanta fiducia, mi hanno fatto esordire in A2 che ero veramente piccola e quindi piano piano magari stavo iniziando a capire qualcosa. E in realtà principalmente i miei genitori e il mio allenatore della Lilliput, che è Massimo Moglio, e sì, insomma. Ok, e invece hai iniziato a quanti anni, Marina? Se già a 13-14 giocavi in A2, io mi ricordo, io a 13 ho fatto la prima, forse il mini volley, tu giocavi in A2. E quando hai cominciato a giocare? 12, 11-12. Avevo cominciato Mamma mia. seriamente in prima media e ho fatto prima e seconda media, sì, prima e seconda media a Chieri e poi terza media, prima e seconda superiore alla Lilliput. Ok. Quindi prima media hai cominciato a muovere i primi passi sotto la rete. Prima sì, facevo magari mini volley, però nel frattempo facevo anche nuoto, ho fatto per un periodo danza, ho fatto un po' di cose. Dovevi ancora capire dove indirizzarti, ti piacevano varie cose. Esatto. Allora, Marina, parliamo delle tue. Siccome sei una centrale d'attacco, no? La maggior parte dei centrali mi dicono sono un centrale di muro. Tu no, tu sei una centrale d'attacco. Io voglio chiederti qual è la tua palla preferita? Quella palla che con la ricezione, la perfetta, tu la chiami. Qual è la 7, cioè la doppia C? Qual è la tua palla preferita? La fast? Qual è quella che senti più tua? Sempre stata la fast, da sempre. E mi ricordo la prima volta che l'ho fatta, non me l'aveva insegnata nessuno. Facevo ancora l'opposto in under 13 forse. E la palla ho staccato un piede così. Quindi sì, sono sempre avuto un legame molto. Molto stretto con la fast. Poi ci sono stati gli anni a Scandicci in cui l'ho un po' abbandonata per varie ragioni e lì era diventata la 7. E adesso mi sono di nuovo innamorata della Fast. Forse anche Aja ti ha aiutato a innamorarti di nuovo di questa palla, direi. Sicuramente abbiamo ritrovato il nostro amore. va bene. Allora, Marina, raccontaci, siamo quasi addirittura d'arrivo.
tutto, voglio dei miti nella pallavolo. Cioè, se oggi, se tu pensi a quando eri bambina, no? Chi era il mito per te? C'è stata qualcuno che dici io un giorno nella vita vorrei essere come lei o come lui? Allora, italiane, Valentina Righetti è sempre stata di ispirazione per me, per il suo carattere, anche lei faceva la fast e mi piaceva tantissimo perché era proprio tanto grintosa e così. Poi sempre per la fast la Kiran Dewo, che è questa centrale americana, anche lei fortissima. E poi in generale, vabbè. Dei maschi, vabbè, Simon, abbastanza classico. Beh, E Robert Landi, Simon. Simon, e che tra l'altro cercavamo sempre di imitarlo, io e mio fratello quando giocavamo in giardino, era... Sì. E poi sì, Podrashanin, eccetera. Però insomma, principalmente nella femminile a Righetti e a Kiran Dewo. E invece Marina, dimmi una cosa, in vista di questi europei, secondo te quali sono le squadre che più daranno filo da torcere all'Italia? Quali sono i nemici pubblici dell'Italia per questa manifestazione, secondo te? Le squadre che temi di più? Beh, sicuramente la Turchia, che c'è sempre stata dietro, diciamo, cioè insomma, alle calcagna. E poi, sì, ok, arrivo. Sicuramente la Turchia e poi la Polonia, che non ha sicuramente niente da, insomma, invidiarci, e poi vabbè, la Serbia La ovviamente Serbia, io aspettavo questo di tuo neanche da aiuto. dire. A Sì, me personalmente la Serbia mi fa molta paura, però. sono un attimo così, Va però bene. sì, vabbè, la Serbia ovviamente prima di tutte. Va bene. Va bene, Marina. Allora, noi ti lasciamo al tuo meritato relax. Goditi questi giorni di Grazie. pausa. Salutaci anche Sara, anche lei artefice dell'impresa che avete compiuto. Quindi davvero tantissimi complimenti per questo traguardo raggiunto. Quindi il tricolore Grazie ancora sul mille. petto di Conegliano. Quindi complimenti vivissimi e ci aggiorniamo per quella che sarà questa rassegna che tanto aspettiamo e quindi insomma ci riaggiorneremo più avanti. Va bene, grazie mille. Ciao, ciao a Grazie. tutti. Noi ragazzi ci vediamo. Ciao. Noi ci vediamo sempre qui il venerdì alle 20:20 su Wallet2U. State con noi.